Allora, voglio riportarvi il ricordo di quattro donne che sono mancate nell'ultimo anno e mezzo, dal 2023, e chi per un motivo, chi per un altro ci hanno lasciato tante cose su cui riflettere. Partirò con una loro citazione e poi vi svelerò di chi è. Iniziamo con la prima. Ai miei tempi andare al cinema era una cosa molto scandalosa, perciò i miei genitori mi proibivano di andarci. Poi però mi sono vendicata e ho fatto io il cinema. Parliamo di Gina Lollobrigida. Detta la Lollo. E da queste parole si percepisce il piglio, la determinazione di una donna che è diventata una delle attrici più importanti della sua generazione, conosciuta in tutto il mondo, così internazionale che quando si è congedata a questa terra, anche l'americana ABC News titolò La leggenda del cinema italiano Gina Lollobrigida muore all'età di 95 anni. Andiamo con la seconda. Non rimpiango niente, perché il rimpianto è la cosa più insensata e inutile che esista. Sono parole di Sandra Milo, che ha fatto della sua vita un vero e proprio film, dove lei è stata la protagonista indiscussa su un palcoscenico che le ha riservato sempre, non sempre, applausi scroscianti e consensi. Ma lei ha saputo sempre rialzarsi, avendo dalla sua un'onestà disarmante e il grande pregio di prendersi poco sul serio. E allora ecco che vogliamo ricordarla così, mentre ride, 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 ride a crepapelle. Andiamo alla terza citazione. L'amore vero non picchia, non uccide. Questa citazione non è di una donna, è di un uomo, di un padre, Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. Oggi al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le vittime dei tanti, troppi femminicidi. Tra queste ha ricordato la storia di Giulia, la cui tragedia ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia. Il Presidente ha aggiunto che occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l'autentico senso del rapporto tra uomo e donna. E andiamo con l'ultima citazione. Su queste parole del Presidente della Repubblica Mattarella vorrei chiamare un nuovo applauso. Domenico. Voglio terminare con una non citazione. Come vedete non c'è nessuna citazione, non c'è stato il tempo. Voglio parlarvi di Armita Gerband, morta. Morta il 28 ottobre 2023 dopo 28 giorni di coma. I fatti diranno in seguito ad uno scontro con la sorveglianza della metropolitana di Teheran perché non indossava il velo. Lo stesso triste epilogo era già toccato a settembre del 2022 a Masagina Amini, dopo essere stata arrestata perché non indossava bene il velo. Non ha mai più fatto ritorno a casa dai suoi cari. Il volto di Masa, come quello di Armita, sono diventati i volti di tutte le donne, ma anche di tutti gli uomini che combattono per i loro diritti in ogni angolo del mondo.